Buonasera e bentrovati per il nostro appuntamento con la scuola di seduzione insieme a Massimo Tramasco, che saluto subito. Ciao Massimo. Ciao Paola, un saluto a tutti i telespettatori. Oggi vogliamo capire come riconoscere i narcisisti e come trattarli in amore nell'ambito di relazioni sentimentali. Ricordo ai telespettatori che Massimo Tramasco, oltre ad essere un ingegnere, è anche ingegnere della seduzione. E lo potete seguire sui suoi numerosi canali YouTube, tra cui l'omonimo Massimo Tramasco, dove potrete appunto ricevere consigli che riguardano l'ambito sentimentale. Oggi ci chiediamo innanzitutto come riconoscere un narcisista, come si può definire il narcisismo, è una situazione patologica, e poi vedremo anche come trattare i narcisisti in amore e capire se è il caso di insistere o se è meglio, diciamo, uscire da questo gioco malato. Bene, Massimo, allora il narcisista chi è? Allora, volevo precisare una cosa, che in realtà il narcisismo appunto viene considerato una forma patologica, ma noi non siamo in grado di riconoscere se una persona ha effettivamente una patologia o non ha una patologia. Primo perché non siamo psichiatri e secondo perché questa persona, quelle persone con cui interagiamo, non è che vanno a farsi fare una diagnosi, anche perché spesso i narcisisti non si considerano poi neanche, non pensano di avere un problema, no? E comunque, quindi in realtà noi quello che possiamo osservare sono i comportamenti manipolativi. Quindi, indipendentemente dal fatto che quella persona sia un narcisista col bollino blu, diciamo, certificato, cosa che non sapremo mai praticamente. Però noi possiamo osservare i comportamenti e quindi se notiamo dei comportamenti manipolativi, indipendentemente dal fatto che sia narcisista certificato o meno, noi dobbiamo mettere in atto delle strategie di difesa. Quindi a questo punto quello che dobbiamo fare è capire quali sono questi comportamenti manipolativi che mettono in atto, ripeto, sia narcisisti, sia anche persone che magari poi non sono certificate o non so, però comunque sono manipolative. Quindi alla fine della favola sapere esattamente se una persona è narcisista o meno ci cambia poco, ma se una persona ci manipola, ci vuole manipolare, questo possiamo capirlo osservando i comportamenti e quindi dobbiamo capire quali sono questi comportamenti manipolativi. Comportamenti manipolativi che mettono in atto chi mette in atto chi fa manipolazione sono ad esempio nella fase iniziale quello del cosiddetto love bombing o bombardamento d'amore, cioè una persona che inizialmente ti dà tantissime attenzioni da subito, appena conosciuta. Ovviamente, come dire, questi tipi di comportamenti attraggono tantissimo uomini e donne, ovviamente, che normalmente sono a secco di attenzioni, cioè se una persona è normalmente abituata a ricevere poche attenzioni o magari ha ricevuto nell'infanzia poche attenzioni, insomma è assetata, come dire, se una persona ha sete e non appena ti viene presentato, come dire, un bicchiere d'acqua, sarà difficile che tu puoi resistere, no? E quindi facciamo attenzione a tutte quelle persone che da subito, dall'inizio, ci offrono, che ne so, caviale e champagne, no? Ricchi premi e cotillon, no? Una persona che ti vede, che dice, ma tu sei veramente fantastica, io non so, sei una donna eccezionale, guarda, facciamo questo, facciamo quell'altro, non vedo Diciamo l'ora di un portarti in eccesso di vacanza. attenzioni, ecco, potrebbe essere un campanello d'allarme. Sì. Da un lato un eccesso di attenzione, e questo lo fanno i narcisisti o comunque i manipolatori istrionici, diciamo, quelli che vogliono appunto, fanno un'esaltazione, ti esaltano, no? Cene, viaggi, vacanze dall'inizio, da subito, no? Senza neanche conoscere una persona. Viceversa, ci sono i manipolatori più nascosti che usano un profilo più basso, però ti eleggono come divinità. Iniziano a dire: guarda, io veramente una persona come te mi fa stare proprio bene, non so come potrei vivere senza di te da quando ti ho conosciuta, magari 2 giorni prima, appunto,
Non so come ho fatto a vivere finora, perché veramente tu sei la luce dei miei occhi, mi stai portando, io veramente non posso fare a meno di te, insomma, e poi iniziano a farti magari anche sentire in colpa, ma come stasera non ci sei, ma vuoi uscire davvero con le tue amiche? Una sera io sto male se non ti vedo, insomma, quindi puntano sul senso di colpa. È la stessa forma di love bombing, fatto in modo opposto, diciamo, ma se è vero il verso, è vero anche l'inverso. Quindi, ecco, quindi fate attenzione quando o da un lato trovate quello che feste, ricchi premi e cotillon, e quindi che ti esalta, o quello che invece, o quello, quella, insomma, che invece ti elegge a divinità, crea di te un vitello d'oro, insomma, ed inizia a pregarti, tra virgolette, no? Perché anche lì è una forma di manipolazione. Sono persone diverse che si agganciano a questi tipi di comunicazione. Diciamo che quelle che hanno un po' uomini e donne la sindrome da croce rossina si agganciano soprattutto a chi ti elegge come divinità, il vitello d'oro, diciamo, che prega. E invece quelli che hanno bisogno magari più di attenzioni, che sono diciamo un po' a secco di attenzioni, si agganciano soprattutto a quelli che ti fanno credere che sei la principessa che ti fanno vivere, è una favola, insomma. Le favole purtroppo esistono soltanto in Walt Disney, nella vita nessun pranzo è gratis, A diciamo così. questo love Quindi nessun bombing, pranzo è generalmente gratis. cosa segue? Segue poi un sottrarre tutte quelle attenzioni che erano state date Ecco, sì, inizialmente? esatto. Esatto, cosa segue? Finita questa fase, intanto in questa fase il narcisista o il manipolatore cerca di isolarti, cioè inizierà a dirti: "Ehi, ma perché? Guarda che i tuoi amici sono tutti stronzi, guarda che io sono l'unico che ti dà attenzioni, ma lascia perdere", cioè cercherà di isolarti, no? Perché ovviamente è un po' il discorso del mainstream, no? Se tu senti un'unica voce, come dire, non hai parametri di riferimento, no? È quello che avviene oggi nella comunicazione, no? Vogliono dare una comunicazione univoca, e quindi il narcisista isolandoti e tu sentirai soltanto la sua campana, no? Non sentirai magari l'amico che dice: "Ma stai attento perché guarda che potrebbe essere". Quindi cerca di tagliare i ponti in questa fase, tue varie interconnessioni con altre amicizie, talvolta anche con i parenti. Quindi poi una volta che ha creato, diciamo, questa univocità nella comunicazione, e inizierà a squalificarti, inizierà a dire: "Ma forse ho capito male, ma guarda come ti comporti, ma dopo tutto quello che io ho fatto per te, questo ti sembra questo modo di comportarti". Cioè cercherà di squalificarti facendoti vivere il senso di colpa, addossando a te le responsabilità. E poi si allontanerà, cioè farà la fase, diciamo, dopo la fase di squalifica, normalmente c'è la fase di ghosting, sparizione, che anche qua, se tu diciamo sei una persona che tendenzialmente tende ad autoattribuirsi le responsabilità, inizierai a viverti delle colpe, anche perché lui si era comportato sempre bene, quindi il fatto che magari adesso si comporti male tu lo puoi interpretare come chissà cosa ho fatto, e quindi ci sono degli allontanamenti. Naturalmente il narcisista si allontana per iniziare un'altra storia da un'altra parte, perché una caratteristica è quella dei manipolatori in generale, è quella di tenere non un piede in due scarpe, ma tenere un piede in tantissime scarpe, e quindi si allontanerà, tenendo presente che poi farà di nuovo, ritornerà nella tua vita, no? Quello che viene chiamato hoovering, cioè cercherà di riaspirarti nuovo, ti darà dei ganci, insomma, e il ciclo sarà quello, insomma. Però il problema è che se tu l'accogli ogni volta che lui ritorna, ti innamorerai sempre di più, perché in realtà accetterai un vincolo che lui ti metterà, accetterai sempre più vincoli, perché poi l'obiettivo, di queste persone è quello di manipolarti, quindi indurti a fare delle cose che tu normalmente non vorresti fare. Quindi le manipolazioni possono essere affettive, ma in alcuni casi potrebbero essere anche manipolazioni finanziarie, per cui magari sfruttarti, insomma, queste persone cercano di sfruttarti in qualche modo, o sentimentalmente, o praticamente, o finanziariamente, insomma, in qualche modo cercano di sfruttarti. Questo è un po'
le sabbie mobili in cui si rischia di cadere, di finire, insomma, relazionandosi e coinvolgendosi soprattutto con questa tipologia di persone, perché il vero problema Guarda non è che incontrarli. chi si coinvolge con i narcisisti spesso chiede ma come riconquistarlo se si allontana, eccetera. Ma forse la domanda fondamentale è quella di capire che chi è codipendente, perché a fronte di un narcisista, come hai spiegato tu, c'è un codipendente sostanzialmente, ecco, a queste persone forse conviene invece sforzarsi di uscire da questo gioco, piuttosto che Beh, sì. sforzarsi di riconquistare o di cambiare un narcisista che non vorrà mai cambiare, perché se non riconosce di avere un problema, non vorrà mai cambiare. Certo, ma infatti l'obiettivo deve essere quello. Allora, il suggerimento qual è? Prima cosa, non lasciarsi isolare, mantenere sempre i contatti per nessun motivo, nessuno ha diritto di isolarci. E quindi se noi abbiamo una vita, non è che dobbiamo dedicarla esclusivamente a una persona, dobbiamo mantenere le amicizie, i parenti, eccetera, eccetera, perché sono altre fonti di informazioni che ci possono far vedere la realtà per quello che è. Poi tenere sempre presente che, diciamo, nessun pranzo è gratis, no, nelle relazioni sentimentali ci deve essere sempre uno scambio, perché poi alla fine il narcisista sì che ti dà inizialmente, ma poi ti prende solo. Quindi noi dobbiamo tenere presente che una relazione tanto ci deve dare benessere, cioè non ci deve fare star male, ci deve essere uno scambio, io do una cosa a te, tu dai una cosa a me, ci deve essere una reciprocità. E se non ci sono queste cose, non dobbiamo aver paura di chiudere la relazione, perché, come dire, perché c'è qualcosa che non va, molto meglio chiudere una relazione. Quindi dobbiamo fare un atto di coraggio in questo caso e dare un taglio drastico, anche perché poi viviamo in un mondo sovrappopolato con più di 8 miliardi di persone, quindi perché accapponirsi su una persona che comunque non ti dà il benessere, non ti rende felice? Certo, magari ti dà un attimo di felicità, ma poi tutta una serie di cose che ti rendono infelice, quindi bisogna guardare oltre, insomma. Questo è il concetto. Bene, quindi dettaglieremo comunque anche in altre puntate il tema del narcisismo, soprattutto se interessa ai telespettatori, però diciamo che oggi abbiamo voluto esprimere il concetto fondamentale che è quello di non accanirsi con persone che comunque ci faranno sempre soffrire, insomma, alla fine dei conti non esiste la soluzione per cambiare la testa del narcisista. Al Sì. Ma 99,9% non cambierà mai. diciamo, come hai detto tu, intanto il narcisista, come dire, normalmente non pensa di esserlo, quindi non, e anche se pensa di esserlo, gli va bene così, insomma, difficilmente andrà a fare. E comunque noi non è che siamo responsabili perché ci sono molte persone che dicono, ma poverina, avrà sofferto, ma quello non è un nostro problema. Non è che facciamo i terapeuti, non è che dobbiamo accollarci, diciamo, le sofferenze di un'altra persona così, tanto per immolarci, diciamo, sull'altare del narcisista, insomma. E quindi dobbiamo osservare i comportamenti. Se questi comportamenti non sono, ci fanno sentire svuotati, ci fanno stare male, non ci danno gratificazioni, dobbiamo chiudere, cioè. Meglio soffrire, diciamo, per un abbandono, come togliersi un dente. A nessuno verrebbe mai in mente di tenersi un dente cariato, dove sì, magari il dolore non è elevatissimo, ma devi prenderti comunque gli antinfiammatori di continuo. O te lo fai aggiustare, ma in questo caso non è aggiustabile, è un dente che non si può più aggiustare, è un dente che va tolto. Quindi ci togliamo il dente, ci viviamo un po' di sofferenza, poi andremo avanti, insomma. Visto che viviamo in un mondo sovrappopolato dove ci sono 8 miliardi di persone, fischia, e quindi insomma le opportunità ci sono se si cercano. Grazie Massimo, anche per questa puntata noi ti salutiamo. Grazie a te Paola, un saluto a tutti i telespettatori. Un saluto a tutti i telespettatori. Ciao a tutti. Diamo appuntamento ai telespettatori alla prossima puntata di A Scuola di Seduzione in onda a lunedì alterni alle 22:30. Perfetto, ciao a tutti!